Cocianiello deluso, una partita con un passivo pesante, anche se diciamo nel finale si era sperato anche in una possibile rimonta, ma poi non ci sono niente da fare. Guarda, la cosa che mi dispiace di più è aver offerto una prestazione offensivamente così di basso livello, perché finalmente il palazzetto era pieno, è intervenuta tanta gente e quindi mi sento anche di chiedere scusa a nome della squadra per le percentuali che hanno visto oggi in campo, perché tirare dal campo con questi numeri direi che è impossibile vincere una partita. Tra l'altro un avversario offensivamente molto pericoloso, eravamo riusciti anche a tenerli a 70 punti. Però, ripeto, ecco, abbiamo tirato col 30% da 2 e col 15% da 3, 25% dal campo totale, non puoi vincere con nessuno a questo livello. Anche coi tiri liberi non è andata granché bene, magari nel finale forse ci siamo un po' ripresi, ma tanti errori, come si spiega? Anche un po' di sfortuna, forse il canestro sembrava anche un po' stregato, specialmente all'inizio, è solo un'impressione? La sfortuna non esiste, assolutamente la sfortuna non esiste. Non è un caso, ci sono situazioni in cui fisicamente facciamo fatica, magari contro tanti cambi difensivi aggressivi. Abbiamo sbagliato due volte quando eravamo riusciti, come dicevi te, a tornare intorno agli 8 punti di differenza e con l'inerzia da parte nostra. Due situazioni di transizione, una era 2 contro 1, era 3 contro 1 e poi magari un tiro aperto di Kenny dall'angolo. È chiaro che lì sono momenti in cui la partita forse in casa, se con questo pubblico riuscivamo a tirarla un attimino sotto i 5 punti di differenza, forse qualcosina poteva cambiare, ma in realtà in generale nei 40 minuti, ripeto, abbiamo offerto una prestazione sicuramente povera dal punto di vista offensivo. Grazie.